Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie B con te.it torna già in campo domani per il 30° turno di campionato. L'Avellino riceve lo Spezia in una sfida importantissima in chiave playoff con gli Irpini che vogliono ridurre il gap dall'ottavo posto occupato proprio dai Liguri. Tesser recupera Castaldo che affiancherà Tavano in attacco, mentre Di Carlo perde per infortunio Catellani e Scitum. A completare il trio offensivo quindi ci sarà Ciurria. Il Crotone riceve l'Ascoli e proverà a sfruttare il turno casalingo per scavalcare il Cagliari. Juric ancora senza Iao e Fazio, a cui si aggiunge l'assenza di Ricci per squalifica, al suo posto di Roberto. Mangia rinuncia a De Grazia, influenzato, e ripropone Cacci e Petagna a coppia d'attacco. Cerca i primi punti d'allenatore del Latina, mister Chiappini, nella gara interna contro il Como. I pontini dovrebbero confermare il 4-3-3 con Schiattarella che proverà ad esserci nonostante qualche acciacco. Festa punta su Cassetti al centro della difesa, mentre a destra il ballottaggio è tra Brillante e Ambrosini. Dopo l'exploit di Cagliari, il Novara vuole fare il bis nella sfida del Piola contro il Vicenza. Baroni conferma Garofalo sulla sinistra, mentre Viola è ancora in dubbio. Marino dovrà molto probabilmente fare a meno di Delia, spostando sulla corsia mancina Brighenti. In attacco Raicevic e Nonebani. Alcuri va in scena il derby umbro fra Perugia e Ternana. Bisoli conferma il match winner dell'andata, Ardemagni al centro dell'attacco. Potrebbe invece non farcela Spinazzola. Breda ritrova Zanon, Meccarello e Ianza e in attacco preferisce Ceravolo ad Avenatti. Cerca punti per uscire dalla zona calda della classifica la Provercelli, che riceve un Pescara non proprio in forma dopo le 5 gare senza vittoria. Oscarini collegati al centro della difesa e Rossi a centrocampo. Oddo recupera Memmushai, mentre in avanti il ballottaggio è tra Cocco e Cappelluzzo. Gara insidiosa per la capolista Cagliari, che va a fare visita al Trapani. Cosmi dovrebbe rinunciare a Torregrossa e Scozzarella, in avanti quindi ancora la coppia Citro-Petkovic. Rastelli è in piena emergenza viste le 7 indisponibilità. Chance quindi di vedere Colombatto in cabina di regia dal primo minuto. Spareggio playoff al comunale di Chiaveri tra Virtus, Entella e Bari. Aglietti senza Jacoponi e Palermo si affida Belli e Staiti. Camploni con Sissoko per Don Corro e Sansone confermato in attacco insieme a Puskas e Rosini. Completa il quadro del sabato la gara del biondi tra Virtus, Lanciano e Brescia. Maragliulo, vista la squalifica di Aquilanti e l'infortunio di Salviato, passa al 3-5-2 con Di Francesco e Di Matteo esterni. Boscaglia conferma la formazione tipo con Geico al posto di Caracciolo come terminale offensivo. Domenica alle 17.30 la sfida tra Modena e Livorno. Crespo in emergenza in difesa e allora rilancia Calapai a destra, spostando Aldrovandi al centro con Marzorati. Panucci sostituisce Luci con Cazzola, mentre in attacco spazio a Jelenci e Vaggiusci con vantaggiato. Lunedì fare i puntati su Cesena Salernitana. Drago conferma la coppia centrale Capelli-Caldara, mentre in avanti il ballottaggio è tra Ragusa e Falco. Menichini col 4-4-2 con Bus dal primo minuto e Zito sull'auto di sinistra. Per tutte le altre informazioni sul mondo della Serie B con te.it basta visitare il nostro sito internet www.legab.it oppure i nostri profili social agli indirizzi in sovraimpressione. Grazie e arrivederci.